Vittorio Del Cioppo, si diceva sia con il presidente di questa società, Marco Meo, che con Antonio Zingaro, presidente della scuola Calcio Mirabello, senza insomma, il supporto di aziende locali, difficile che certi progetti possano avvenire. È importante che ci sia l'aiuto sempre di uno sponsor. Lo sponsor in questo caso è Camardo, che però ha molto a cuore il progetto Juvenes, quindi invece di mettere il proprio nome ha messo il nome della Juvenes. Ora io e te siamo molto giovani, quindi non abbiamo memoria di che cosa sia stata la Juvenes, perché probabilmente eravamo piccoli, però la Juvenes aveva anche un forte impatto sul sociale. La società Camardo è sempre stata molto vicina a tutte quante le iniziative sportive e ora più che mai deve essere vicina, perché in questo momento di crisi dove tutto si può suggerire tranne che investire in un'attività sportiva che poi insomma non è un investimento, è soltanto un intervento perché non si conosce il ritorno, ma non è stato fatto per il ritorno, quindi dicevo la società Camardo è sempre stata vicina a queste attività sportive e ora abbiamo una realtà come questa che addirittura ha accettato di mettere nella propria denominazione Juvenes, il consiglio d'amministrazione ha immediatamente accolto e ha ratificato. Non si sa il ritorno, però è un ritorno al passato. Bravo, ma mi piacciono queste tue cose che fai. Io di solito intervengo alle tue trasmissioni in qualità di attore, oggi dovrei essere più serioso, ma non ci riesco. Ebbene, un ritorno al passato, però sai, il ritorno al passato, come si dice, i cicli storici esistono sempre. In questo caso non è un ciclo storico negativo, ma è un ciclo storico positivo, perché l'idea è un'idea comunque di riportare all'interno di un campo di calcio quei ragazzi che altrimenti chissà dove andrebbero. Potrebbero andare a giocare in altre parti, però è meglio che restano a Campobasso, anche perché spesso vengono dal vivaio delle Acli, quindi noi li continuiamo a tenere vicino a noi perché possano sentirsi parte di una famiglia. Sperando poi, Vittorio, che insomma qualche giovane molisano possa riuscire a decollare in questa disciplina, no? Difficile però non impossibile. Non è il nostro obiettivo, è difficile, non impossibile, se avviene ci fa piacere, se non avviene l'importante è che noi abbiamo raggiunto il nostro scopo, quello di far giocare i ragazzi e di giocare anche noi perché ci piace.